Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Se vi dicessi chi pratica karate o chi lo insegna rischia 5 anni di reclusione, voi mi direste: ma sei impazzito Massimo oggi? No, è una storia vera, seguitemi. Giorni fa stavo facendo una lezione via Skype con un mio allievo moldavo e stavamo parlando chiaramente di karate e lui mi ha fatto una bella rivelazione. Mi ha raccontato una storia particolare che ha vissuto suo padre. Suo padre, anni indietro, russo, praticava karate nella sua città, ma lo praticava in maniera molto segreta perché io non sapevo una storia strana della vecchia URSS che aveva bandito il karate. Cioè sì, i ragazzi, avete capito bene, il karate era veramente bandito all'interno della vecchia Russia. Suo padre si allenava in segreto, poi vi dirò dove, e il suo maestro di karate, che si rifiutò di insegnare il karate in maniera segreta a un'organizzazione malavitosa del posto in quegli anni, addirittura fu ucciso. Storie scottanti, e ora ve le illustro. La storia che mi ha raccontato il mio allievo mi ha veramente incuriosito. Ho fatto delle ricerche sul karate russo. Fino ad oggi non ero veramente molto afferrato, quindi di solito si parla di karate o Stati Uniti, Europa o classico l'Oriente, il Giappone, però della Russia se ne è sempre parlato poco. Ho fatto delle ricerche e ho molto approfondito il discorso. Praticamente il karate in Russia è arrivato negli anni 60 e ha avuto un modesto successo. Nel 73 fu bandito e addirittura reintrodotto nel 78. Pensate che nell'80, nel 1980, diedero vita al primo campionato della URSS. Nell'84 poi fu bandito, quindi tutta un'altra rivieni di questo karate che viene messo, poi viene bandito a seconda di come gira l'aria all'interno della politica russa di quegli anni. Pensate che è uscito proprio quando l'hanno bandito, è uscito proprio un articolo, l'articolo 219, che era proprio del comitato sportivo russo, che vietava il karate come, a dir loro, non correlato al combattimento sportivo, causa violenza e crudeltà all'avversario, dando anche gravissimi danni ai partecipanti, e la scusa plausibile che questi partecipanti sono imbevuti di ideologia a noi estranea. Quindi il Cremlino decideva così, quindi bandiva totalmente il karate all'interno del proprio stato. Cosa succedeva a chi non rispettava le regole, chi cercava un po' di uscire fuori dal discorso? Perché chi aveva gran passione nell'insegnamento, nel praticarlo, chiaro, andava contro a dei grossi rischi, come vi ho detto all'inizio del video, addirittura 5 anni di reclusione, non si scherzava. E certi personaggi purtroppo hanno sentito la dura legge sovietica. Uno dei primi karateka ad imbattersi contro queste dure leggi statali fu Tadeusz Kazanov, che era un ottimo karateka. Era del 1938, pensate che negli anni 70 era già allenatore del club dell'esercito di Mosca. Era un attore molto in voga in quegli anni, ha partecipato a un film famoso che è uscito nell'Unione Sovietica, I Pirati del XX secolo. Quindi un soggetto, diciamo, un Bruce Lee sovietico. Cosa è successo? Da questo film, da questa nascita di questo film, che io poi ho visto, tra l'altro, fatto bene, tra l'altro, questi soggetti facevano questi pirati e usavano questo karate, insomma, se non l'avete visto andatevelo a vedere, è un film tra l'altro carino, che è uscito nel 1980. Da lì in poi praticamente c'è stato un boom del karate. Si parla di 6 milioni di partecipanti, cioè 6 milioni di partecipanti al karate, quindi è stata un'ondata di freschezza, perché dagli anni 70 prima ammesso, poi bandito, così negli anni 80, dopo questo film, è scoppiato il boom del karate in Russia. Cosa è successo? Probabilmente questo Tadeusz dava noia al regime e quindi si è fatto imprigionare, pensate voi, si è fatto un anno e mezzo di carcere, dopodiché non ha fatto come ho detto, i 5 anni di reclusione, perché poi sono cadute le accuse e insomma è andata così. Un altro che invece ha accusato tanto, che anche lui è stato perseguitato per essere praticante di karate, è stato il presidente proprio della federazione russa, Alexei Sturminiv. Addirittura lui fu perseguitato, diciamo che se non riuscivano a trovarti in flagrante sicuramente riuscivano a trovare il modo
per beccati, quindi l'hanno accusato su cambio di valuta illecita e qualcos'altro, e anche lui lo hanno imprigionato per diverso tempo. Quindi non si respirava un'aria molto rilassata, ma c'è stato anche qualcun altro che veramente ha fatto scalpore, perché si è fatto ben 5 anni di galera. Seguitemi. Il caso di Valery Gusev. Il caso Gusev è stato il caso più scottante dell'Unione Sovietica. Questo maestro di karate è uno dei più vecchi maestri di karate russi, tra l'altro molto amato dai praticanti, quindi una persona rispettabilissima. Lui addirittura è stato veramente perseguitato e cambiava sempre città per non farsi trovare, un po' in maniera clandestina. Addirittura organizzava allenamenti all'aperto, si dice, nei boschi, nelle foreste, nei sotterranei e altri posti molto nascosti per non farsi beccare. Purtroppo lo beccarono e addirittura lui si fece veramente 5 anni di reclusione. Poi, quando cambiò la legge, fu rivisto il caso, ma nonostante ciò le accuse erano pesanti. Ha cercato di difendersi, o almeno gli avvocati hanno cercato di difenderlo, dicendo che non faceva karate, faceva kung fu, era un metodo di allenamento diverso. Invece chiaramente il comitato russo non voleva sapere storie. Lui era uno che praticava e insegnava questa ideologia diversa dalla loro e doveva essere condannato, e il povero maestro si è beccato veramente 5 anni. C'è però qualcun altro all'interno proprio dell'organizzazione russa, proprio dello Stato russo, che da una parte ha bandito il karate ai praticanti, diciamo alle persone normali, dall'altra parte però ha capito che forse gli tornava comodo a qualcun altro. Seguitemi. Sì, ufficialmente la scusa politica era che questa pratica lontana dall'ideologia russa non poteva combaciare col mondo politico di allora in Unione Sovietica. Questa era, diciamo, la scusa ufficiale, questo famoso articolo 219, ma c'erano altre situazioni, altre motivazioni molto molto più importanti che ufficialmente il governo non ha mai riportato. I praticanti di karate erano delle persone un po' scomode, perché in caso di rivolta erano troppo forti, troppo potenti, e quindi, diciamo, i poliziotti, diciamo, normali non avrebbero potuto avere grandi chance a mani nude o pseudo armati con armi bianche di potersi difendere da questi ragazzi. Poi c'è stato un altro problema: il sensei del dojo venivano, come giustamente bisognerebbe che siano, un po' adorati dagli allievi, diciamolo un po' così, e a quel tempo al governo russo non piaceva che si andasse fuori dal loro seminato. Quindi persone troppo di spicco, troppi seguaci, quindi si usciva fuori dal discorso politico, e quindi questa situazione doveva essere bandita. E poi questi ragazzi che andavano in giro erano troppo forti, erano veramente troppo preparati. Pensate che, mi raccontava il mio allievo che vi ho citato all'inizio del video, che purtroppo poi negli anni 90 il karate era unito anche alle nuove droghe che erano arrivate in Unione Sovietica, quindi c'erano questi ragazzi un po' troppo violenti, un po' troppo esuberanti, quindi si è dovuto cercare di calmare un po' la situazione. Un altro motivo molto valido è che nell'Unione Sovietica è sempre andato alla gran il judo e il sambo, che è l'arte marziale russa d'eccezione, ed entrambi partecipavano alle Olimpiadi, e questo karate praticamente, che non era olimpico chiaramente in quegli anni, la loro visione non serviva, anzi eccitava le folle, le rendeva troppo forti e davano noia, mentre il judo e le altre cose potevano servire allo Stato, al governo, perché andando alle Olimpiadi facevano alzare il livello pubblicitario della nazione, quindi non serviva il karate, e ma volevano mandare avanti altre cose, anche perché poi c'era troppa rivalità tra questi stili. Quindi questi sono dei motivi che vi ho narrato prima, sono quelli veramente validi del perché bloccare per forza il karate. Come vi dicevo, c'è un'altra situazione importante però sotto le righe, cioè il governo russo però aveva capito che questo metodo di combattimento era eccezionale, e quindi perché cancellarlo definitivamente da tutti? No, lo cancelliamo, hanno pensato bene, lo cancelliamo alla gente normale, ma lo introduciamo nelle forze armate, lo introduciamo invece nel KGB, nel KGB, e è arrivato un personaggio da molto lontano ad insegnarlo. Seguitemi. Nel 78, quando viene reintegrato il karate ufficialmente, un soggetto venuto
da Cuba, un certo Raul Riso, porta questo tipo di combattimento e fa vedere bene cos'è ai russi. Praticamente la storia è questa qua. Raul Riso è un cubano che ha studiato lo Shorin Ryu in Giappone, l'ha portato a Cuba e l'ha un po' trasformato in un'arte marziale, come si potrebbe dire oggi, un po', datemi la licenza, un po' il Krav Maga degli anni 70. Quindi ha introdotto queste tecniche di combattimento a mani nude con anche armi vere e proprie, con la baionetta, quindi filzare l'avversario, tutte queste cose qua che sono un po' fuori dal discorso del karate, perché è la via della mano vuota, quindi non c'entra tanto, però insomma a quel tempo serviva così. E addirittura ha insegnato alle guardie reali di Castro, quindi un soggetto benvoluto dal governo comunista cubano. E quelli del KCB, andando in visita a Cuba, hanno visto questo metodo interessante di poter difendere i pezzi grossi dello Stato, del governo, e hanno capito bene che questo Riso poteva essere il soggetto giusto per insegnare ai praticanti del KGB, quindi che già erano dei judoka, degli esperti atleti, questo tipo di combattimento pseudo nuovo. Cosa succede? Seguitemi. Quindi una serie di scambi tra due stati comunisti. Nel 1982 gli agenti del KGB vanno a Cuba per affinare queste tecniche studiate precedentemente da Riso. Addirittura i cubani ritornano poi a Mosca per vedere se questi agenti segreti sono riusciti a superare lo standard di allenamento di questa nuova arte marziale. Addirittura mettono a dura prova gli agenti segreti che proteggono niente po' di meno che Gorbaciov. Quindi una serie di scambi, diciamo culturali ma tecnici, tra i due stati, russi e cubani, per affinare sempre di più questo metodo di combattere. Questo karate, mentre al resto della popolazione magari era un po' proibito, un po' tanto proibito farlo, quelli dello Stato hanno visto bene di affinare questa tecnica che era molto importante ai loro occhi, al di là del classico sambo e del judo, per addestrare e fare valere veramente al massimo gli agenti segreti del KGB. Arriviamo alle conclusioni. Cari amici del Tempio, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Diciamo che c'è da dire molto sulla storia del karate in Russia. Oggi vi ho preso una parte un po', diciamo, triste, perché è brutto, secondo me, costringere persone a non fare una cosa che gli piace, come il karate, che è una cosa bellissima. Però a quel tempo, in quella parte del mondo, era così, quindi il regime lo vietava. E in questo video vi ho voluto raccontare questo spaccato di storia. Di solito si parla sempre del Giappone, dell'Europa o addirittura degli Stati Uniti, invece questa parte russa forse a qualcuno mancava. Chiaramente, cosa c'è da dire? Che poi dopo la Russia, addirittura nel 1989, partecipa ai campionati europei di karate, e dopo da lì in poi chiaramente tutto il resto è storia. Quindi addirittura siamo arrivati a oggi ad avere Putin, che grandissimo judoka e anche un karateka, si è venuto poi a sapere poi che ha sempre fatto karate, magari non platealmente, ma è sempre stato un karateka o ha sempre conosciuto tecniche di karate, proprio perché anche lui, come dice il suo passato, è stato un KGB. Quindi niente di strano, niente di misterioso, è solo uno spaccato di come in quella parte del mondo purtroppo il karate è stato vietato e qualcuno purtroppo ha pagato con la galera l'amore e la dedizione per questa disciplina. Quindi oggi tutti noi che lo pratichiamo dobbiamo essere contenti che lo possiamo fare, se ci pensate, in pienissima libertà, dove, come, con chi vogliamo. Quindi questa è la riflessione del video di oggi. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al mio canale, lasciate i commenti, se avete qualcosa che può approfondire il discorso scrivetemi, ok? Lasciate un like o commenti sempre positivi e costruttivi. Ciao, allenatevi dal Tempio Massimo.